La 6. Speciale giornate professionali di cinema. Raul Bova, uno dei protagonisti del cast corale di Immaturi, Il viaggio di Paolo Genovese, un film che riparte appunto dal viaggio, un viaggio che è una tipica tappa adolescenziale, in questo caso il viaggio in Grecia. Sì, infatti, cioè non vogliamo crescere, capito? Questo è il dramma vero. Purtroppo arrivati a 40 anni si vuole ritornare indietro e quindi vogliono ritornare indietro questi quarantenni in Grecia, classico viaggio che si fa dopo la maturità, in un'isola bellissima che è quella di Paros, e si troveranno un po' a fare gli adolescenti e un po' si ritroveranno con grosse difficoltà perché adolescenti non sono più e quindi i problemi si diventano, diciamo che si moltiplicano, si raddoppiano. Qual è il tuo rapporto con quell'età? No, io invece devo dire che mi piace andare avanti con l'età, l'adolescenza l'ho passata e quindi la conosco ormai, mi piace conoscere gli altri anni che mi aspettano, anzi sono curioso di vivere gli anni che vivo, insomma che ho. Per quanto riguarda il tuo personaggio invece in questa seconda tappa diventa più maturo o ancora rimane ancorato? Ma maturo, diciamo che nel film e nella vita penso che non si diventi proprio mai maturi. Beh, comunque si è immaturi sempre in qualche cosa, no? C'è sempre qualcosa che va maturato. E il mio personaggio è sicuramente si mette alla prova perché pensa di essere maturo dal punto di vista della fedeltà, dell'amore che prova nei riguardi di sua moglie, mentre invece poi si troverà in una situazione un po' imbarazzante e cadrà anche lui, poi si risolleverà in tutta questa storia che sarà molto divertente perché di mezzo c'è anche Ricky Memphis che fa insomma, con cui ho la maggior parte delle scene. È molto divertente perché ci sono degli equivoci, insomma ci scambiano un po', a me scambiano per lui e a lui lo scambiano per me, insomma vedrete il film. Il film sarà in sala il 4 gennaio, che è una data ormai molto propizia per il cinema italiano, quasi una garanzia di grandi incassi. Ecco, e tanti che verranno a vedere il tuo film, che cosa auguri per l'anno nuovo? Ma è difficile per lo spettatore in questo periodo qui in cui esce il film di scegliere poi il film giusto, ci saranno tanti film da vedere, bisognerà vedere qual è il più bello. Io penso che comunque insomma è un sovraffollamento, sì, effettivamente un po' esagerato in qualche caso, però comunque è di cinema italiano, quindi fa sempre bene, se non vanno da una parte vanno dall'altra e quindi alla fine diciamo sempre cinema italiano è, la gente, sono contento che vada a vedere proprio i film italiani perché evidentemente la qualità è cresciuta e il pubblico si fida un po' di più dei nostri prodotti, quindi insomma bello, mi piace molto come idea. La 6. Speciale giornate professionali di cinema.